Allora, ieri ho provato ad usare tutti quanti i prodotti per i capelli ricci, perché secondo me, siccome io ho dei capelli alla capo di cazzo, volevo provare a vedere come fossero da ricci, perché secondo me magari i ricci hanno più senso, perché il mio è un liscio sfibrato, un liscio brutto. Quindi mi sono andata a comprare. Quanto ha speso? La bellezza di 30 euro, 7-8 prodotti del cazzo. Allora, diciamo io sono una grande risparmiatrice. Se posso risparmiare con 50 centesimi in più, io lo risparmio. Quindi col cazzo che vado a comprare i prodotti di marca. Però, siccome ho usato sempre prodotti da 4 spiccioli, ho detto magari se compro prodotti che costano di più, avrò dei risultati migliori. Quindi sono andata a comprare tutti i prodotti, Bye Bye Crespo, ricci spettacolari, meravigliosi. Nutrimenti, cazzi e mazzi. E adesso andiamo a vedere assieme il risultato, perché poi io ieri mi sono legata i capelli, perché mi hanno detto che se li leghi ti mantiene a riccia. Adesso li sleghiamo assieme e vediamo questi prodotti meravigliosi che cosa hanno, che risultato hanno, che cosa mi hanno combinato in testa. Allora, adesso li sleghiamo un po'. Sono da aprire i ricci, per quello secondo me sono così. Un attimo. Madonna, li sento più morbidi del solito. Ti dirò che secondo me questo giro, questi prodotti hanno fatto i miei capelli uno spettacolo. Vediamo. Io non ce la faccio più. 30 euro di prodotti buttati nel peso! Con 30 euro mi potevo andare a comprare una boccetta di veleno ed ero più contenta. E finivano tutte queste tragedie. No, no. Allora, io sai che cosa faccio? Io vado dal parrucchiere e mi raso tutte. Dai, sto andando.